Salve a tutti, benvenuti a un puntata di questa serie su eSport FC 24 con il nostro Puzza. Partita importantissima questa, Rakov scontro, già cominciamo il primo scontro diretto contro Rakov. E partita sarà tosta. Però nella città, il fatto di recuperare abbiamo un po' pagato in lucidità, ma va bene. Calmi, siamo un pochino più calmi, non dovrebbe essere un problema. Ora giochiamo Rakov, direi questa la giochiamo calma, poi la prossima in poi andiamo un attimo, li gestiamo, anzi facciamo una cosa, che adesso il programma d'allenamento lo rimetto di nuovo, lo rimetto un attimo un po', perché vedo che arriva lucidità, sta un po' calando. Allora facciamo che di nuovo equilibrato qua, formazione titolare e ok. Ma a sto punto, scusa, applichiamo tutti i giocatori e va bene. Ora la prossima si va, siamo tranquilli. Calcio d'inizio. Sulemana lo cambio. Faccio iniziare ad Emberro. Eventualmente Sulemana entra a partita in corso. Vediamo un po'. Per adesso va bene così. Diciamo, molti anche di questi giocatori qua giocheranno. Li farò giocare poi in nel ritorno di Champions, 7-0 dopo l'andata, 7-0 in casa della Kappatene. Direi dovrei stare abbastanza tranquillo, ecco. Intanto gioca partita, andiamo. Si affrontano la prima e la seconda, okay. Tre punti fondamentali in palio. Signori, è un primo scontro diretto, anche se molto anticipato. È un primo scontro diretto importante per cominciare intanto a delineare, diciamo, i valori in campo. Ademberro, questo cos'era? Cortesemente, cos'era? Ademberro, però vabbè, comunque. Al fallo di mano? Ecco, grazie. Allora, posso fare a battere? Provare, no? Tipo con Nutella. No? Riprovare con Nutella a battere sto calcio. Munizione. Vediamo un po'. C'è Trampiero la barriera. Nutella, però porca. Oh, che sta cosa. Ragazzi, non può sbagliare da lì. Ragazzi, io capisco tutto, ma così anche no, Cioè, ragazzi, io non. Impostato io, cose particolari, rischiose, succede che non era impostato una squadra particolarmente offensiva. No, intanto è... Ma sotto fallo? Un fallo sciocco che concede una punizione davvero invitante. Allora, di nuovo, io potrei... Ok. Facciamo così, tipo... Ora. No? Niente da fare, palla che colpisce la barriera. Niente? No, io comunque le punizioni non imparerò mai a batterle, probabilmente. Tiro il volo! Attenzione, si è andato vicino al gol, Questo che è? Gagliardo. Pochissimo è uscita. Pochissimo. Vai Sciavirei. Ah, la mandragora. Ok, bravo Herrera. Vai Herrera. Sciavirei. Sciavirei, tira e Sciavirei, niente, palla fuori. C'era la potenza, è mancata la precisione. Va bene. Ci ha provato, forse in questo caso era meglio passarla. C'è lungo. Prendono i nostri, così, benissimo.
calma. No. Ramos. No. Suggerimento no. Interessante tra le linee. Calma. No. Conclusione che finisce di poco sul fondo. Pronto, va bene. Pronto. Ma da quale distanza? Va bene, dai, va bene. Guardi qua. Alvarez. Alvarez. Alvarez sulla fascia destra. Alvarez. Alvarez. Qua. Ademberro. Ademberro. Io. Un po' perso via, sono indeciso se metterla, se fa lo scarico al centro o tirare da lì. Che cosa? Ruvido, sarà punizione. Scusi, signor arbitro, io non l'ho capito sta chiamata arbitrale. Molto sinceramente non l'ho capita. Cioè, passaggio impreciso, non pallone intercettato. Ha avuto molto senso, ma ok, ok. Allora, qua Larouche. Direi bella l'idea. Sulla traiettoria recupera il pallone. O meno bella la realizzazione. Calmi. Calmi. No, 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 Alvarez. 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 Facci Alvarez. Facci Alvarez. Ah, no, ne, 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 no, ok, no, non va, non è ok. Grande parata. Parte che io capisco tutto, ma per, non è che per fa scena ti ha tirato addosso e tu la, vabbè. Vabbè. Ok. Sciavirei. Sciavirei. No, sciavirei, va bene. Calmo. Calmo. Calmi. Siamo molto calmi. Siamo molto calmi. Siamo molto calmi. Ok. Sai che tu. Tua, serenamente tua. Ok. Va bene. Bello. Sciavirei. Sciavirei, però tu teoricamente avresti un po' di velocità e di scatto. Velocità e accelerazione. Ma teoricamente, ma noto che non le metti in campo. Se accelerazione. Ok. Tiro. Chi è? Aspetta, fermi tu. Qua ho visto. È Nutella. Nutella. Nutella si trasforma in un razzo missile. Il razzo missile con circuiti di 1000 valvole. Tra le stelle, la mira e va. E a lei. Diamo un altro fiato. E a lei. Nutella. Sanchez, Nutella dal limite. Poco fuori l'area di rigore. Sempre come si dice a Varsavia, va pigliala. Olè. Ed 1-0. Bravo, Nutella. Grande Nutella. Grande Nutella. 1-0. Ci voleva. Ci voleva, ci voleva. Ora, Ramos. Signori, stiamo concentrati. Stiamo concentrati perché qua, qua c'è da fare, fare molta attenzione. Ok, bravissimo Alvarez. Manda via sta palla, benissimo. Allora, ripartiamo. Attenzione, Nutella. 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 No, no, io volevo darla. Ma non volevo darla a lui. Io volevo darla. Il giocatore sulla fascia è iniziato tutto giù. Ma vabbè, ora Ademberro. Si affacciano nella tre quarti. Vai Nutella. Niente. Capisce tutto e svetta il pericolo. Ademberro. Bravissimo Ademberro. Crossi in mezzo. Niente. Interviene e sventa il pericolo. Poi di qua. Azione pericolosa. Che è sta cosa? Sciavirei. Sciavirei. Che cosa? Vabbè. Ademberro. Ademberro. In mezzo. Ma saranno 2 minuti di recupero. Ah, io mi chiedo, vabbè. Ma io non capisco. Ma perché in FIFA il centravanti non fa il centravanti? Perché? La manovra interrotta. Tu dici, vabbè, queste impostazioni. No, qualsiasi impostazione mi mette. Io quando c'è il giocatore sulla fascia, il centravanti non è mai in aria. Io non capisco questa cosa. Cioè, vabbè, comunque. 1-0, partita non facile. Meno male il buon Nutella che c'ha. Ce l'ha sbloccata. Ma la partita non è facile. Non è facile affatto. Ora proviamo a ripartire con Herrera. Ciò però. Vai. Sciavirei. Sciavirei. Quasi. 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 Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Ora. Ora abbiamo. Sta tranquillo. Non è. Cercare il pari. Senza troppa fretta. Di libero.
No, non è, finché sta facendo. Meno male. Grandi, non ho visto bene chi è che ha preso il pallone, però va grandissimo. Che è stato. Intanto, pallone Xavi Rey, c'hai in tipo, dovresti avere 90 di accelerazione, di velocità. Dovresti essere veloce, Xavi Rey, io porto Quaro. Allora, io comunque, una cosa, io ho messo tutto su energia per far recuperare i miei giocatori, ma hanno perso di lucidità e la cosa in campo si sta vedendo. Perdere lucidità in campo un po' si sta vedendo, quindi sa che una cosa di recupero energia dovrò limitarla, sennò appunto va a finire che è l'ora. Porto d'armi. Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata. 1-1. Conclusione non impossibile. Pareggio del Rakov. Ha avuto comunque ogni volta i miei giocatori si addormentano. Oh. Qua Xavi Rey. E dai Xavi Rey, mannaggia, dorme Xavi Rey. Mamma mia, Xavi Rey dorme. Supera la campa, avanza la palla al piede qua della tre quarti avversari. Ok. No, porto là. Vino, lo porto. Lo porto. Attenzione. Calma. Non è riuscito a sfruttare questa occasione, poteva essere una buona opportunità. Va bene. Calma. Stiamo molto calmi. Ok, Sanchez. La rush. E Xavi Rey. Ammirato all'angolo, ma esagerato. Pallone che è uscito non di molto. Ok, Xavi Rey, cosa succede? Xavi Rey, devo già un attimo bisogno di. Può avvicinarsi quadro, alla porta. No, calmi. Siamo molto calmi. Palla col fisico. No. No, ma è Partek. Ok, Partek. Calmi. C'è una squadra, calmi. Allora, Rizzo per la Rush, Majrak scende in campo. Soleimana lo schiero può superare in berro. Pavlovski non mi serve granché. Però un Romo per Cardoso, sì, farei. Il quarto me lo tengo in caso necessità. Quarto di me lo tengo in caso necessità. Intervento di puro istinto. Va bene. Calmi signori, vabbè. Dai, si inserisce bene e recupera. Nostra? Altro tiro dalla bandierina. Facci ovviamente, ecco. No, vai, bravissimo Herrera, vai via Herrera. No, non è possibile. Alvarez, dove caspita vai Alvarez? Perché deve andarci Atkinson, che è un centrale. Vabbè, sulle mani. Ok, Majrak. Però sulle mani. Sulle mani. In mezzo. Pallone allontanato. Calma. Non hanno più molto tempo, devono affrettare le operazioni. Calma. 81esimo. Calma, bravissimo. Ripartiamo. Soleimana. Majrak. Per Rizzo. Io prima X ho premuto per il contrasto. Non per farti fa sta roba. Dai. Attacca.
attacca lungo l'out, ci sono metri. Attenzione, Yeboa! Attenzione, c'è Yeboa! Yeboa! Perché conoscenza del delle scorse carriere. Yeboa! Attenzione, ora. Calmi. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Qua benissimo. Punta l'area. Lancia lungo. Majčarak, perché? Perché? Perché invece di, di superare la, il difensore centrale ci sei sbattuto contro? Perché non fischia sto fallo palese? Perché? Gol a questo punto del match potrebbe rivelarsi decisivo. Ho capito che deve succedere. Ho capito che deve. I parti Suleimana, che è l'ultima. Forse è l'ultima. Ammesso che ce la facciamo, è l'ultima. Rizzo. Vai. Luis avanti. Vai, Cerac. Di qua. Gara che finisce qui. Va bene. Niente, signori. Finisce qua 1-1. Prima partita non vinta. Siamo più. Non siamo più a. Intesa post partita. Non siamo più a. A punteggio pieno. Pareggio contro il Rakov. Ci sta. Allora. Non deve diventare un'ossessione. Stiamo tranquilli. Si mantiene. Ok. Una sconfitta e un pareggio. Sconfitta dove? La stanchezza, ma sconfitta come? Non abbiamo perso una partita in tutta la stagione, ma sconfitta di che? Faremo tesoro ai nostri errori. Sconfitta di chi cosa? Ma vabbè, vabbè. Comunque, adesso andiamo alla. Allora, dato Griffin Dorsey 65. Meno male, rimuove preferite. Poi ci abbiamo Copete, Lino Luna. Ha preso il Bordeaux, Loic Badet, Copete, Lima, Lino Luna, è bellissimo il nome, Lino Luna, Brian Acosta, Fabian Morale, vabbè, con tutta una serie di giocatori, vabbè, comunque, offerta di trasferimento per Majčarak, il Feyenoord ci offre per Majčarak, ma noi non cederemo, ma non ci rispondo nemmeno, non gli rispondo nemmeno, Mister. No, ok. Stai andando benissimo. Tranquillo, Milan. Tranquillo. Mo giochi. Ma ora giochi. Stai tranquillo che ora giochi. Ora, aspetta. L'allenamento. Fammi vedere il programma di allenamento. Sono tutti messi normali? Siamo a posto? Siamo tutti lì? Allora, fatemi vedere un attimo la situazione calendario. Allora. Giustamente non vedo i prossimi impegni di Champions se non so però questo turno. Allora, io direi avanziamo intanto. E andiamo. Allora, io onestamente. Vedendo la rosa. Io non so. Cazzamare che intanto. Aumenta ad un punto. Ok, altri aumentano. Ok. Pavlovski 70, attenzione a Lezek Pavlovski, questo sono meramente tentato poi questo di questo di tenermelo come difensore centrale, come quarto, insomma. Pilar, Mbabu, Alvarez, Pavlovski e Battaglia. Camara potrei teoricamente darlo in prestito, ma non lo so, c'ho sto Baran tirato su per tappambuco. Bak, Lankauskiene, Kovalčík, che Giovanni già è diventato più. Kovalčík è già diventato più forte di. È diventato allo stesso overall di Pavlovski. Hanno anche la stessa età. Il problema è che. Pavlovski non cresce più. Pavlovski non cresce più. Pavlovski non cresce più. Dove serve non cresce più. Pavlovski è un problema. Mentre Kovalčík magari può crescere ancora. Vediamo, non so. Io ho sto Simkus che l'ho messo qua. Allenamento, vediamo. Non lo so. E poi abbiamo Eligitis.
Erigidis che è lento, Loskutovs possiamo parlarne, Pilk possiamo parlarne, e c'è tutta questa gente, c'è Zulk, ormai sarà è la mascotte. Malinovsky l'ho dato al Dandalk, ma cresce manca a morì, o almeno ora è a 58, ma non vedo grandi cose. Intanto ed è piano, non ti preoccupare, state calmo. Comunque, tutto questo per dire, in realtà, gestione squadra, vedere se ho qualcuno eventualmente da vendere. Io quello che tipo Camarà non lo so. Vabbè, facciamo una cosa, vediamo di ora in ora e valutiamo. Offerta per Vilar. Offerta per Vilar, mi dispiace. Majrak, Feyenoord e Ezekiel Bullaude, niente, no, rifiuta. C'è un'altra offerta per Vilar, sempre 12 milioni, dal uno dal Leeds e l'altro dal Mainz, no. Niente, no, andiamo di un'ora, andiamo avanti. Altre offerte per la Roche. Offerta per la Roche 22 milioni e 9. E il Southampton ci fa offerta per Simcus. Così. Cioè, considerando che l'ho tirato su letteralmente come tappabuchi e che in effetti ora ci giocherebbe da noi poco e niente, fatemi valutare un attimo una cosa, vivaio. Ok, eventualmente per tappabuchi abbiamo Bernard Malinovsky e Bach per tappabuchi. Nulla, eventualmente abbiamo anche altri proprietari, abbiamo credo anche altri giocatori, fatemi rivedere a Brosa, scusatemi, abbiamo eventualmente anche altri giocatori che ho mandato in prestito, no? Vabbè, c'ho a parte Bach e Jankauskiene, ma allora io voglio vedere anche questi, per dire crescita, no? Voglio vedere, questo è 68, 82. Ok. Devo cercare di farlo crescere questo anche di là. È bello sulla rimana. Sì, abbiamo. Vabbè, c'è Kovalčík. Se ve lo richiamo. Abbiamo un po' Elegitis. Loskutovs. Ilk, c'è, vabbè, ma in tutta serena onestà, no, per Simcus e la Roche valutiamo, un attimo, valuta ora Simcus, no, Simcus trattiamo per Simcus, ok? Per Simcus trattiamo. E rinegozia 1.500. Vedete, io penso lì. Ora è la Roche. È giovane però, 22 anni. Questo mi può crescere. Il problema è che oltre a lui c'ho due giovani molto interessanti. Ora, questione squadre, c'ho chi è la Roche, però c'ho Rizzo che ha giusto un punto in meno del overall e Liepa che ne ha due. Magari vendendo la Roche, Rizzo
Rizzo e Liepa potrebbero avere più spazio. Rizzo quanti anni c'ha? 18. Liepa 18 pure. Ma vendere, allora, onestamente, vendere la Rush potrebbe non essere una cattiva idea. Perché magari quei soldi li... Allora, no. Quanti soldi abbiamo noi? Finanze. Solo 3 milioni. Ok. Vendere la Rush potrebbe consigliare di avere un buon budget per magari lavorare per cercare un terzino sinistro. No? Potrei rinforzare la fascia sinistra con la Rush. Con la vendita della Rush. Trattiamo. No, non è peregrina la cosa. La cosa non è peregrina. La Rush, per carità, gran giocatore. Gran giocatore, per carità. Siamo a 22 milioni. Trattiamo. Allora, facciamo così. Vediamo. Io gliene chiedo 27,9. Che ho detto 27,9 la sparo. Io, va bene. Nice. che di nice. Allora, piuttosto ora a Brosa, io devo fare una cosa. Previsione. Fammi vedere Rizzo. Piano di crescita. Scusa un attimo. Centrocampista offensivo. Allora, controllo palla, città, falso 9. Allora qua, Dinamo, questi tre, ma no, potrei far così, potrei far andare così, falso 9, si va di falso 9 per Rizzo, viene falso 9, e Liepa l'ho già, piano di crescita, fatemi vedere un attimo, Liepa che facciamo? Purtroppo devo cercare una cosa che non mi faccia il controllo di palla, perché il controllo di palla 94 è già abbastanza, io non ho bisogno di controllo di palla, ho bisogno semmai di qualcosa. Allora, passaggio corto offensivo. Il problema è che Dinamo vuoi fare, sì, intercettazione mi interessa il giusto, onestamente, le intercettazioni, mi interessa più il resto, cioè qua cresce di meno, ma cresce nelle caratteristiche che mi servono, passaggio lungo, passaggio corto, visione, chi ha scatto per quello ce l'ha lo stesso, resistenza ce l'ha uguale anche se ce l'ha lì, qua però ci cresce equilibrio e reattività. Onestamente servono anche intercettazione, non lo so, potrei fare così, vabbè, andiamo. Così, ripeto, così cresce di più, ma cresce in cose che non mi interessano. Andiamo in centrocampista offensivo. Centrocampista offensivo. E oh! Prendiamo giocatori, se vanno. Raga,
se queste operazioni vanno a segno, noi possiamo andare per il terzino sinistro, possiamo andare per comprare un terzino sinistro. Allora, ok, Konstantinas Sinkus venduto per 1,5 milioni. Ok, addirittura A come operazione. E pure Era Rush 27 milioni. E solo un B. Vabbè, ma tanto è... Ah, potevo fare pure 33 secondo loro. Vabbè, io vendo. Ora, il Francoforte ci offre per Rizzo. Eh sì, Giuseppe non c'è andata per Rizzo rifiuto. Ok, signori, queste operazioni non previste ci portano 29 milioni a un budget di 29 milioni. Con questo budget, in tutta serena onestà, io potrei cercarmi, provare a prendere un terzino sinistro o un certo rilievo, no? Potrei Leonardo. Allora, c'ho un Leonardo Fernandez, ma questo sarebbe un po'. Allora, ci sarebbe Ernesto Guzman, 9 milioni. Questo non Ali Abeid, questo Pozzo Abba Club. Quindi, ok, qua c'è Tejes, però Tejes 33 anni, onestamente non ce li spenderei per un 33enne, questi soldi, per un 33enne non li spenderei, io, allora, Mendy, inizio osservazione, ma ricordo che non era chissà che cosa, Pozzo, inizio osservazione all'Abba Club, ma non mi ricordo grandi cose. Vediamo gli altri se c'è qualcuno che può adattarsi al terzino sinistro. Oh, c'è Sorrentino, fermi. Sorrentino, not bad. Sorrentino mica male. Poi avremmo Lozano. Siamo osservazione per Lozano, ma per le prossime volte io c'ho Sorrentino. 22 anni. Allora, io direi. Proviamo a trattare Sorrentino, cosa ci sta, 31 milioni, direi anche no. Io direi contatta per acquistare. Milioni, semmai prove. Allora, scambio giocatori, vediamo un po', terzini. Provo semmai a dargli Pushats e vorrei Pushats e 13 milioni. Cosa sta succedendo? Perché ci sta andando tutto così bene? Va bene, allora, Sorrentino, trattiamo. Qua stiamo facendo. Allora, importante, accettiamo. Va bene. Poi 5 anni. Li accetta, va bene. Adesso la classe di scissione va benissimo. Quindi attuale 31.000. Io ti offro 30. Aspetta, ecco, l'ho strapagato, giusto? Va bene. E alla fine EF. Me ne frega il giusto. Anche perché questo mi consente di fare un'operazione. Intanto questo è più detto più uno. Se lo metto qui è sempre più uno, va benissimo. Va benone, Gagliardo,
va benissimo così. Abbiamo fatto un'opera di riequilibratura delle situazioni e delle circostanze. Abbiamo fatto un'opera di riequilibratura, diciamo, dell'organico. E va benissimo così. Quando mi guarda, va benissimo così. Ora, Camara, Baran, va bene. Va bene, va bene, va bene. Vuoi portare a morire? Sì, salva dei moniti. Va benissimo, signori, va benissimo. Ora, io direi, vieni qua, avanziamo di un'ora. E avanzando di un'ora arriviamo a... niente. Tanto cose posta in arrivo. Allora, nuovo programma allenamento. Vabbè, ok. Io direi, noi siamo veramente a posto. Io più che altro, ripeto, non abbiamo stretta necessità di fare, almeno ad ora, non abbiamo stretta necessità di fare calciomercato, nel senso di cambiare qualcosa, calciomercato, eccetera. Io quello che sto facendo, devo fare, è valutare in base magari alle offerte. Ora, offerte, non arriva più niente. Signori, abbiamo fatto una signora operazione noi, eh. Abbiamo fatto una signora operazione di calciomercato. Veramente una signora operazione di calciomercato. E che dire, io quasi quasi direi che per oggi fermiamo qua. Ho il calciomercato, l'ultimo calciomercato, cose, l'ultimo aggiustamento, che è stato anche il signor aggiustamento. Noi ci siamo presi qua un Puschatz, era tipo 25-26 anni. Qua c'ho, io avevo un Gagliardo che aveva 32 anni. Gagliardo ci aveva bisogno di un cambio. Ok, ci abbiamo Sorrentino, va bene. Ah, Sorrentino, a proposito, Sorrentino a Brosa, perché Sorrentino io l'ho preso per schierarlo sulla sinistra, teoricamente destro, io l'ho preso per schiarlo sulla sinistra. Quindi, caro Sorrentino, tu mi fai un piano di crescita tale che mi cambi il ruolo, mi diventi terzino sinistro. Ok, sono onestamente tentato di fare lo stesso anche con Camara, che vabbè, che piede c'è piede sinistro, quindi ci starebbe anche sia terzino sinistro Camara, onestamente ci starebbe anche. Quindi allora, in questo momento abbiamo senti Camara, ma piano di che, ma se mi cambi anche tu, mi diventi anche tu terzino sinistro, 2 settimane, va bene? Nice, perché decisamente sì. Ora, vedendo il resto, io sono, mi sbaglio, no? Ora, attenzione, sono qua, abbiamo, vabbè, volendo Osolins e Pavlovski, più che altro sto tenendo questi anche in attesa che mi tornino, che mi crescano un po' di genti, diciamo, dalla primavera. Qua Viktor Pavlovski teoricamente potrebbe anche diventare un signor giocatore. E ok, velocità scatto, la lettura difensiva come M72. Potrebbe essere un buon terzino sinistro, questo anche perlomeno ti riserva, bueno, inizialmente, però potrebbe essere un buon terzino sinistro. No, not bad. Poi, qua abbiamo tutta serie di difensori. Lesek Pavlovski può diventarmi un buon quarto, onestamente. Gli altri da vedere. Bentaberry, io sto pregando tutto il possibile che me lo riscattino. Ormai è in prestito da tempo immemore. Rientro l'1 luglio del 27. Questo è in prestito eterno. Però vabbè, ora secondo me interesse per Copete, e Copete non ce l'ho. Ma prossimamente, signori, io direi che per oggi possiamo anche fermarci qui e darci appuntamento alla prossima.